buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Bentrovati ad Alimenti Fermatempo, con me come sempre Giampaolo Tocco. Buonasera Giampaolo. Ben ritrovata. Dunque, finalmente l'estate è arrivata, le temperature si sono alzate anche notevolmente, spesso anche fin troppo. Lo sappiamo che è una bellissima stagione, si ha voglia di divertirsi, si ha voglia di libertà, però porta con sé anche dei disturbi fisici. In particolare mi viene in mente un po' la stanchezza, la spossatezza, la pressione bassa per chi già magari ha problemi di questo tipo. Quindi diciamo che c'è anche una sorta di inappetenza, ci sono una serie di problemi di disidratazione, appunto, che non sono indifferenti. Ci sono dei rimedi però totalmente naturali, Giampaolo, sì, vero? Guardi, il primo rimedio, la stagione estiva, primavera, estate, bellissime, si risveglia la natura, i colori, il sole, il caldo, però insomma ci sono anche parecchi disagi. È cambiato il clima, che ne dica il presidente Trump, che ha detto che lui non ha mai avuto tanto freddo come quest'anno. È una visione molto limitata, poco ecologica e poco intelligente. C'è un surriscaldamento del clima del pianeta, punto. Al di là dei disagi, dei ghiacciai, delle inondazioni, la prima azione la sentiamo su noi stessi. Le estati così torride io non le ricordo. Dirò di preciso. Uno sbalzo di temperatura così repentino, io non lo ricordo, quella famosa frase, non ci sono più le mezze stagioni, è così, non c'è una primavera che abitua l'organismo a passare dal freddo dell'inverno al caldo dell'estate. Quindi, e quest'anno questo sbalzo si è sentito particolarmente? È stato praticamente immediato, non vorrei dire, ma in due giorni siamo passati dalla giacca, il maglioncino, il piumino, alla maglietta e alla iperidrosi, alla sudorazione. Il rimedio ce l'ha il nostro organismo, noi siamo fatti per autoripararci, siamo fatti per rimediare a qualsiasi problema. Se il nostro corpo è integro, noi siamo fatti per sopportare qualsiasi cosa. Quindi i 40 gradi di temperatura il nostro organismo li affronta con dei meccanismi di autotermoregolazione. La prima cosa che fa l'organismo davanti ad un colpo di calore, ad una temperatura che si alza, è quello di sudare. Buttar fuori liquidi per raffreddare l'epidermide. Funziona abbastanza bene, ma a volte non è sufficiente, perché oltre ai 30, 32, 35 gradi di temperatura c'è il caldo percepito, c'è il calore percepito, cioè il nostro cervello legge 40, 42, 43 gradi a fronte di una reale temperatura ambientale di 30-32. Perché? Perché c'è un grado di umidità che non consente al mio organismo di mettere in funzione quel meccanismo di termoregolazione. L'innalzamento della temperatura quindi porta ad una sudorazione che abbassa la temperatura, ma a volte non è sufficiente. Ora, il problema è che quando l'organismo perde acqua, e noi siamo fatti principalmente d'acqua, e non è che la natura ci abbia creati ricchi di acqua perché non aveva altro da buttare dentro, no, aveva finito varie robe serie e ha detto vabbè, buttiamoci dentro acqua. L'acqua è essenziale ed importantissima. Con il caldo, con la sudorazione, quindi con questo meccanismo di difesa dell'organismo nei confronti della temperatura che sale, noi ci impoveriamo di acqua. E qui cominciano i problemi serissimi nei bambini e nelle persone, mi dica un sinonimo di anziano che mi scoccia a utilizzarlo, mature. Per noi persone mature la perdita di acqua, come per il bambino, è un dramma. Primo,
perché non percepiamo questa carenza di acqua. Quando abbiamo sete, il bambino ha sete, il maturo ha sete, è tardi, è già tardi. Siamo già in pericolosa carenza idrica. La mancanza di acqua comporta una concentrazione di tossine, una concentrazione di scorie, comporta una scarsa attività elettrica nel mio organismo, quindi tutto l'apparato, tutti i miei nervi lavorano male. Non solo, con il calore e con la perdita di acqua, le arterie, ma soprattutto le vene, si rilassano. Il cuore ha presente quelle fontanelle dei miei tempi che dovevi pompare per tirar su l'acqua? Bene, il cuore è una fontanella così. Pompi, c'è una canna che porta l'acqua a 10 metri perché devo irrigare le rose a 10 metri. Se la canna che porta l'acqua è consistente, una pompata, boom, e a 10 metri arriva l'acqua. Se la canna per il calore si rilassa, si deforma, si ammorbidisce, quando io pompo, anziché mandare l'acqua dove deve arrivare, gonfio la canna. Idem per il nostro sistema cardiovascolare. Con il caldo l'arteria, ma soprattutto la vena, si rilassa. Il cuore deve pompare molto di più per mandare il sangue in tutti i distretti del mio organismo, compreso il cervello. Con il calore, quindi, il cuore fa molta fatica a mandare ossigeno e nutrienti al cervello e alle aree periferiche. Si sforza il cuore, ho problemi alle arterie, le vene rilassate non riescono a mandare il sangue verso il cuore e cominciano, con il caldo e con la carenza idrica, il mal di testa, perché al cervello non arriva sangue sufficiente, non arriva l'ossigeno sufficiente, i crampi ai muscoli, perché non arriva ossigeno sufficiente, perché ho perso liquidi e ho perso minerali, ho perso il sodio, ho perso il potassio. Comincia la stanchezza, la spossatezza, il calo pressorio. Ci sono persone che svengono. Quindi vuol dire che il mio organismo si difende nei confronti del caldo, ma lo fa nei momenti di emergenza. 20 minuti, mezz'ora, un'ora, se gli chiedo questa azione continua di difesa nei confronti del calore per ore e ore e ore durante la giornata e anche durante la notte, perché di notte si suda, c'è il caldo, per giorni, per settimane, per un'intera estate, io sto creando gravi danni. Devo aiutare il mio organismo a ridurre queste azioni violente di termoregolazione in due modi. Uno, dando tono alle vene e alle arterie, portando quei minerali e quelle vitamine che ho perdute con la sudorazione e raffreddando la pelle senza stare dalla mattina alla sera nel mar dei Caraibi o sotto una doccia o davanti a un'aria condizionata. Quindi togliere al cervello questa sua percezione di calore. Ecco, questo è un po' il quadro di quello che accade. Adesso tra pochissimo invece ci parlerà di quelli che sono i rimedi naturali che si possono assumere appunto in questi casi di grande caldo. Tra pochissimo. Ecco Giampaolo, siamo rientrati in studio, dunque abbiamo detto quello che accade quando la calura estiva si manifesta, quando le temperature sono molto alte, appunto come in questo periodo. Ci sono però dei rimedi assolutamente naturali che possiamo appunto assumere. Mi riferisco per esempio al cranberry e da un particolare gel a base di menta e di mentolo, sì, così? Sì. Quindi abbiamo visto che i problemi sono molti, il mal di testa, calo pressorio, i crampi, la stanchezza, la spossatezza, le gambe gonfie, la cattiva digestione, l'intestino non funziona.
sarà bella l'estate, sarà bello il caldo, però insomma, se lo dobbiamo sopportare per 24 ore al giorno, per settimane o per mesi, diventa drammatico, specialmente in età matura. Il mio organismo si difende, ma abbiamo detto si difende con un unico strumento, la sudorazione. Sudorazione significa portare in carenza idrica il mio organismo. Non posso passare la mia giornata o dentro l'acqua o continuando a bere, perché? Perché quando sudo non butto fuori solamente acqua, butto fuori anche minerali, elementi essenziali per il mio organismo. Quindi dovrei continuare a buttare dentro integratori, non va bene. Devo aiutare il mio organismo ad abbassare la propria temperatura, da una parte. Dall'altra parte devo dare, aumentare il portare le sostanze che ho perdute e aumentare il tono delle mie arterie, delle mie vene, aiutando il cuore. Riaprire i capillari, facilitare, non è facile, ma lo fa perfettamente un cranberry selvatico, non un cranberry commerciale, questo lo ribadirò tutta la vita. Abbiamo discusso, sono stato invitato per parlare di questo cranberry al Rotary. È stato apprezzatissimo l'intervento, non perché ho entusiasmato recitando Shakespeare, ho entusiasmato perché il cranberry selvatico sta entusiasmando la scienza e il pubblico e i consumatori che da 25 anni lo stanno utilizzando. Perché? Perché deve essere di altissima e grandissima qualità. Io non posso portare nell'organismo una sostanza che provenga da un terreno inquinato e contaminato, perché in quel caso non porto dentro principi attivi ringiovanenti e vitali, in quel caso porto dentro tossine, in quel caso porto dentro chimica, erbicidi, pesticidi. Guardi, per dire la differenza fra un cranberry commerciale, lei trova i cranberry a 5, 6 euro, 8 euro, 9 euro nei supermercati, e non parlo di quelli e non voglio parlare male, sto solo dicendo che non è possibile realizzare un prodotto di qualità a costi bassi, perché devo andare a cercare materie prime di basso costo e il basso costo non va d'accordo con l'alta qualità. Quindi devo cercare, il mio lavoro è stato quello di cercare un cranberry di altissima qualità, ricchissimo di quegli antiossidanti, di quei principi attivi che lo rendano efficace. Efficace che cosa significa? Che porti quelle cose che io mi aspetto e che io spero. Se spero di ringiovanire, spero di aiutare il cuore, voglio aiutare il mio sistema venoso e arterioso, voglio portare dentro minerali, se un prodotto mi porta tutto questo è efficace, se no, no. Il cranberry selvatico è efficace perché ciò che ti aspetti, ciò che speri, accade. Questo è il motivo per il quale fidelizzi in 25 anni i tuoi clienti che non ti abbandonano più. Perché durante l'estate qualcuno esagera assumendone 3 al giorno, ma è sufficiente un paio di compresse, cioè 2 etti di questo mirtillo, per ridare all'intero organismo quel benessere al quale, se non si usa questo frutto, non si è abituati. Quindi mi sta dicendo che se io acquisto un altro tipo di cranberry qualsiasi, che lo trovo magari sugli scaffali del supermercato, non ho la stessa efficacia? La mia esortazione da 20 anni è: spendiamo un sacco di soldi per 1000 cose che non servono. Perché lesinate su un esperimento che potete fare voi stessi? Acquistateli quei prodotti, utilizzateli e vedete i risultati. Cioè, la meraviglia di un alimento è quella che in pochissimo tempo ti dimostra la sua efficacia o la sua inutilità. Non vi rovina spendere 9, 10, 15 euro per comprare un cranberry in giro. In giro, supermercato, erboristeria, farmacia, bancarella, compratelo dove volete e provatelo. Allora, se
la prima reazione della mia clientela è: io metto il tuo cranberry in un bicchiere d'acqua e la mattina dopo trovo l'acqua limpida, colorata. Ma allora c'è un colorante? No, è il colore del cranberry. Ma non trovo niente nell'acqua, neanche un microgranulo, perché il cranberry è idrosolubile, diventa acqua ricca di quelle materie prime. Perché se compro un cranberry non selvatico, non il tuo, nel bicchiere, sul fondo del bicchiere ci trovo dei residui? Fatti una domanda, datti una risposta. Perché la cistite non mi è passata con il cranberry che ho comperato lì e col tuo sì? Barbara, è così. Perché con il tuo cranberry il tuo cranberry è irrinunciabile perché ho energia, perché riesco a sopportare la giornata calda, perché non ho i cali di pressione durante il caldo, perché non ho i crampi, perché mi aiuta nella digestione, ma fa tutte ste robe? No, semplicemente entra nel mio organismo e ridà giovinezza ai tessuti. Certo, alla mia età non torno ad avere la muscolatura dei 20 anni, ma non ho neanche la muscolatura di moltissime persone della mia età, per il semplice motivo, sì, da una parte utilizzo la mia muscolatura tenendola in esercizio, ma ripulisco ogni cellula del mio organismo con un cranberry selvatico di straordinaria efficacia e aiuto il mio organismo, oltre che dall'interno, con un cranberry spettacolare, con una soluzione di una banalità e di una semplicità enorme. Sostituisco l'azione organica della sudorazione con un gel a base di menta, con moltissime altre erbe, ma principalmente una menta particolare, che è una menta che io ho portato a casa, che io ho scoperto a nord del Venezuela, risalendo l'Orinoco. È una menta nana strepitosa che praticamente comunica al cervello la corretta temperatura e non la temperatura percepita. Certe volte. Quindi anche in questo caso è importante la tracciabilità, una menta particolare, perché ci sono alcune persone che in realtà trovano così magari fastidioso applicare questi gel, non sto dicendo quello specifico, a base di menta. È normale, guardi, se lei in un terreno pianta una pianta che non nomino, dopo 2 anni quel terreno è bonificato, perché quella pianta si è tirata su tutto, tutto dal terreno. Se io raccolgo una menta da un'area contaminata, metto nel gel, che non nomino perché non siamo qua a fare i venditori di banane, ma metto nel mio gel una menta contaminata che porterà sul tuo derma tutta la chimica e i diserbanti e le tossine che questa pianta ha raccolto dal terreno. L'importanza di un'area incontaminata è proprio questa: portare una menta, portare un gel che durante la giornata mi porti alla freschezza per la quale il mio cervello smette con questa sua azione di regolazione termica, impoverendomi di un'acqua che mi è necessaria d'estate. Quindi le soluzioni ci sono, certo. Cranberry e gel alla menta. Rimedi davvero molto efficaci e che ci consentono di vivere in tranquillità questa splendida stagione che appunto è l'estate. In energia. Benissimo, grazie Giampaolo, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie a voi per averci seguite, arrivederci. Grazie. Vederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.